condannata la banda del traffico di droga, accusati 28 imputati, per loro quasi 189 anni di carcere. La Corte d'Appello di Catania ha condannato per quasi 189 anni di carcere 28 imputati accusati a vario titolo di far parte di una banda che si occupava di traffico di droga nella zona nord di Siracusa. Le condanne più alte sono andate a Maximiliano Genova, 16 anni, Erminia Puglisi, 13 anni e 8 mesi, e Mario Cacciatore, 13 anni e 8 mesi. La sentenza del processo di secondo grado contro i trafficanti e gli spacciatori di droga coinvolti nella arretata effettuata dai carabinieri alcuni anni addietro in via Algeri, i giudici della Corte d'Appello hanno accolto tutti i concordati definiti tra gli imputati e il sostituto procuratore generale che ha rappresentato la pubblica accusa. Soltanto in quattro non hanno fatto ricorso al cosiddetto patteggiamento allargato. A questi quattro imputati la Corte ha concesso un piccolo sconto di pena rispetto alla condanna riportata al processo di primo grado. Secondo l'inchiesta del marzo 2021, coordinata dalla Procura Distrettuale Antimafia, il gruppo avrebbe spacciato nella zona di Via Algeri in edifici trasformati in fortini, con cancelli e sorvegliati da vedette. Lo spaccio sarebbe avvenuto anche vicino alle scuole attraverso giovanissimi pusher. Gli investigatori sono riusciti a filmare e documentare la fiorente attività di spaccio di cocaina, hashish, marijuana, crack e metanfetamine. Secondo la Procura Distrettuale Antimafia, il gruppo di Via Algeri aveva preso in mano le redini del traffico illecito degli stupefacenti. I guadagni erano cospicui e gli inquirenti calcolano un giro di affari da 25.000 euro a settimana, con profitti tanto ingenti da girarsi intorno ai 10.000 euro al giorno. Introiti che costituivano il frutto di un'attività manageriale che coinvolgeva tre famiglie, ma che si dipanava in una rete di piccoli spacciatori, vedette, confezionatori di droga, senza crearsi il minimo scrupolo a coinvolgere anche minorenni.